Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere questo effetto glow in animation, ossia bagliore in movimento, scie luminose, appunto come avete visto nella preview. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto After Effects, ho importato il video di questo skater e sostanzialmente si può fare in due modi questo effetto. Innanzitutto ci tengo a precisare che non servono plugin aggiuntivi, quindi si può fare tutto con le opzioni standard di After Effects. Quindi, come dicevo prima, ci sono due modi per farlo. Ora andiamo a vedere il primo, quindi faccio vedere quello del contorno dello skate, come avete visto appunto in preview. Per farlo molto semplice, facciamo doppio clic sul video che abbiamo importato in modo che ci apra il nostro livello. Lo andiamo a zoomare e posizionare in modo da averlo ben visibile. E quello che andremo a fare è selezionare il pennello, quindi strumento pennello. Andiamo a selezionare qui sotto, come vedete, ci dà l'opzione disegno. Se non vi compare, andate in finestra e spuntate qui su disegno in modo che vi apra la finestra. Quindi prima cosa andiamo a selezionare il colore, io vado a selezionare tipo un azzurro. Ok, qui abbiamo i nostri pennelli, anche qui se non ce li avete stessa cosa, andate in finestra e spuntate appunto il riquadro dei pennelli in modo che vi escano. E da qui possiamo andare a selezionare il tipo di pennello, il diametro, l'angolo, la rotondità, la durezza, eccetera. Io vado a aumentare leggermente il diametro del mio pennello, quindi o lo aumentiamo direttamente da qui, oppure se teniamo premuto Command sulla tastiera, se ci spostiamo a destra col mouse andiamo ad aumentare, se ci spostiamo a sinistra col mouse andiamo a diminuire. Quindi lo porto più o meno a questa grandezza. Qui sotto nelle opzioni del disegno andiamo ad assicurarci che in durata ci sia fotogramma singolo. Una volta settato tutto, andiamo a iniziare appunto a tracciare col pennello il nostro skate. Quindi io parto da qui, vado a fare il primo tratto. Ovviamente se uno ha una tavola grafica è molto meglio. Comunque, una volta fatto il primo tratto, andiamo in anteprima, ci spostiamo avanti di un fotogramma. Come vedete, scompare il segno di prima, quindi ricordiamoci dove siamo arrivati. Io sono arrivato qua dalla ruota, quindi mi sposto avanti un fotogramma, vado a creare un altro pezzo di scia, mi sposto avanti ancora un altro pezzo e così via fino appunto alla fine del nostro skate, fino a fargli fare un giro completo. Bene, una volta che abbiamo finito appunto di fare il giro completo del nostro skate, se noi adesso andiamo a aprire sotto il livello appunto del nostro video, andiamo a vedere effetti, disegno, come vedete qua ci sono tutti i tracciati di pennelli che siamo andati a fare. Quindi, per prima cosa andiamo a selezionare tutti i tratti di pennello, quindi dall'1 nel mio caso al 14 o comunque tutti quelli che avete fatto. Facciamo Command C, quindi andiamo a copiarli, dopodiché facciamo un nuovo tinta unita, io lo vado a chiamare Glow 1, quindi bagliore 1, e cosa vado a fare? Praticamente vado, selezionando appunto il nuovo livello, vado a fare Command V, gli vado a incollare appunto il tratto che siamo andati a fare. Come vedete però non si vede l'immagine sotto, quindi quello che dobbiamo andare a fare ora è sotto la modalità di fusione. Se non ce l'avete, switchate qua sotto, come vedete cambia i parametri delle opzioni. E da normale andiamo a fare aggiungi. In questo modo
come vedete, ci darà il nostro effetto. Ora, a questo tratto, io gli vado a dare un effetto di bagliore, quindi scrivo bagliore o glow nel caso l'abbiate in inglese, lo prendiamo, lo trasciniamo appunto sul nostro livello glow 1 e da qui andiamo ad aumentare o diminuire i parametri secondo il nostro piacimento, insomma da dargli una sorta di bagliore in questo modo. Io più o meno lo lascio così. Quindi se adesso andiamo a vedere il risultato finale, l'effetto che esce è questo qua. Ovviamente, ripeto, se uno ha una tavoletta grafica o la mano un po' più ferma della mia, forse è meglio per creare appunto i vari contorni. Questo è un metodo. Come vedete, in questo caso la scia, il bagliore, si sposta in avanti fotogramma per fotogramma. Qualora volessimo fare che si veda interamente, quindi da quando parte a quando finisce, in modo che venga evidenziato tutto, la cosa è molto semplice. Quando andiamo a fare il nostro tracciato, ogni volta che ci spostiamo avanti di, adesso io torno indietro fino all'inizio, ok, se quando noi ci spostiamo avanti di un fotogramma per andare a fare il secondo tracciato, ovviamente cosa facciamo? Lo andiamo a riprendere dall'inizio, in questo modo. Così, se andiamo a vedere, in questo modo, adesso vado a disattivare il livello sopra, vedete che me lo dà continuo, quindi parte da qui e continua man mano, e questo è da fare per tutta la procedura, qualora vogliate un tratto continuo. Se lo volete invece appunto come ho fatto io, vi basterà fotogramma per fotogramma spostarvi leggermente in avanti col tratto ed avere appunto questo effetto. Un altro modo per andare appunto a fare questo effetto di bagliore è usando lo strumento penna. Per farlo cosa facciamo? Semplicemente andiamo a creare un nuovo livello. Intanto facciamo nuovo, tinta unita, io lo chiamo Glow 2, ok, lo porto al di sopra, anche qui vado a dargli aggiungi, in modo che così ho la visuale, e mettiamo che come nella preview vado a fare il tracciato, la scia luminosa, no, in questo punto, in questa piastrella. Quindi cosa faccio? Mi porto, quando voglio che inizi il mio effetto, vado a tracciare i miei punti, 3 o 4, insomma, quelli che volete. Io traccio solo questo punto. Apriamo la finestra Glow 2, andiamo in maschera, andiamo a cliccare sul nostro marcatore della traccia maschera, del tracciamento, e anche qui facciamo la stessa cosa. Ci portiamo avanti di 1, 2, di 3 fotogrammi, dopodiché andiamo a sistemare il nostro tracciato selezionando la freccia. Possiamo andare a prendere anche punto per punto, quindi lo andiamo a sistemare, dopodiché ci portiamo avanti ancora e andiamo a sistemare i nostri punti fino alla fine dell'effetto, fin quando vogliamo far finire il nostro effetto. Bene, io adesso mi fermo qui, non vado oltre, anche perché altrimenti diventerebbe troppo lungo come tutorial. Comunque il procedimento l'avete capito, vi basterà solo andare avanti in modo da adeguare la vostra maschera alla piastrella. Quindi una volta fatto questo, andiamo in effetti,
anche qui li andiamo a piccare bagliore, dopo lo andiamo a sistemare dopo, e li andiamo a mettere sotto genera, gli andiamo a mettere l'effetto tratto. Quindi lo prendiamo, glielo portiamo sopra, andiamo a selezionare il colore che vogliamo, in questo caso vado a prendere un blu, anzi il blu l'ho già usato, vado a prendere un rosso. Ok, come vedete mi dà, se andiamo a togliere il nostro tracciato, mi dà il segno rosso. Qui possiamo andare a aumentare la dimensione del nostro tratto. Il bagliore ce l'abbiamo già perché l'abbiamo già importato da prima. Lo andiamo a posizionare sotto il livello tratto. Dopo andiamo a correggere a nostro piacimento l'intensità del bagliore. E quello che andiamo a fare adesso è, innanzitutto ci portiamo all'inizio del nostro tracciato. Come vedete qui nell'effetto tratto abbiamo inizio e fine. Quindi io cosa vado a fare? Vado a mettere a 0 fine e metto il marcatore. Mi porto sul penultimo marcatore che siamo andati a creare e gli vado a dare 100%. In questo modo, come vedete, ci compare man mano il nostro effetto. Dopodiché mi porto sul secondo marcatore, vado a selezionare il marcatore inizio che è a 0%, mi porto sull'ultimo e gli vado a dare 100%. Questo cosa fa? Praticamente mi fa questo effetto. Mi dà solo il tratto. Qualora invece vogliate fare il tratto completo, quindi che rimanga completo, andate semplicemente a togliere quello che riguarda l'inizio. Quindi tirate via i due marcatori di inizio e portate quello di fine invece del penultimo fotogramma, lo portate sull'ultimo. Quindi vi portate sull'ultimo fotogramma, mettete il 100% appunto sull'ultimo, in modo che invece di comparirvi solo il tratto, vi rimane la scia completa del vostro effetto. Ovviamente in questo caso, quando finisce, dovete andare in opacità, quindi sull'ultimo marcatore cliccate opacità 100%, andate avanti di un fotogramma e lo portate a 0, in modo che così vi tolga l'effetto della traccia, altrimenti ve la porterebbe fino alla fine. Quindi in questo caso viene così e poi scompare. Ovviamente questo si può andare ad applicare in qualsiasi punto del vostro filmato, su qualsiasi cosa. Io, come avete visto nella preview, ho fatto anche il segno dei pantaloni, l'impatto, il segno dell'impatto quando cade sull'asfalto. Comunque la procedura è sempre quella: o tramite la maschera o tramite il pennello, diciamo che è più pratico se uno ha una tavoletta grafica a mano libera, insomma viene come viene. Comunque queste sono le due opzioni per creare appunto questo effetto gluing animation. Questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete domande o richieste, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!